Radio Radicale, siamo con Massimo Ungaro di Italia Viva, per parlare di quello che sta succedendo a livello politico. Allora, volevo sapere se lei comincia ad essere preoccupato di quello che sta accadendo e soprattutto, insomma, mi sembra che la maggioranza sia un po' il governo sia un po' nel pallone perché, insomma, le difficoltà sono evidenti e si moltiplicano. Allora, lei che impressione ha? L'impressione è che sì, siamo giunti a un momento delicato in cui chiaramente la nostra partecipazione al governo è soltanto se si fanno delle cose per il paese. Questo, bisogna avere sempre la squadra migliore, soprattutto quando si attraversano i momenti peggiori. E quindi ci sono dei punti politici che noi abbiamo sottoposto come Italia Viva sul tavolo, ai quali noi aspettiamo delle risposte. È in corso un dialogo tra le forze di maggioranza. Io spero che si arrivi a una decisione giusta, una soluzione che porti rimedio alle questioni. La principale è quella appunto della gestione, la scrittura del piano e la gestione del recovery fund, insomma, quindi la scrittura del recovery plan, e io spero che si riesca ad arrivare a una soluzione. Questo però Italia Viva ha messo molto chiaro, ha posto molto chiaro i problemi sul tavolo. Aspettiamo la risposta del Presidente Conte. Senta, che cosa vuol dire un po' su tutto quello che abbiamo sentito sul fatto che sarebbe pronta una pattuglia di cosiddetti responsabili, che si parla della nascita di un partito di Conte, che poi è un'ipotesi che non piacerebbe alla Presidenza della Repubblica, che vuole una maggioranza solida come quella nella quale ci siete voi. Volevo sapere che impressione ha. Noi al Paese non servono maggioranze rattoppate o su stampelle fragili con nuove schiere di razzi o scilipoti. Al Paese serve una maggioranza forte, insomma, soprattutto che abbia un piano chiaro sul quale agire, perché appunto stiamo attraversando una gravissima recessione economica, una grande pandemia, quindi è molto chiaro risolvere i nodi e quindi serve una soluzione politica. Senta, che impressione ha dell'atteggiamento del Movimento 5 Stelle? Mi sembra che loro stiano, mentre il Partito Democratico propone un po' un metodo alternativo, volevo sapere, insomma, che cosa ne pensa un po' dei silenzi del Movimento 5 Stelle. Ma poche, francamente non saprei bene come qualificarlo. Sicuramente il loro silenzio è assordante. Mi sembra di capire che ci sono anche per loro dei problemi politici con il governo attuale che vanno risolti. Quindi io mi sembra di capire che ci sia più un'intesa su alcuni punti. Almeno è così io commenterei questo silenzio da parte del Movimento 5 Stelle. Senta, vuole dire qualcosa sulla Brexit? Insomma, noi abbiamo visto che il Regno Unito ha dato il via libera a un vaccino al quale l'EMA ancora non ha dato autorizzazione. Sono in una situazione particolarmente grave, molto più grave di quella nostra. Volevo sapere che impressione ha di quello che sta accadendo nel Regno Unito dopo la Brexit e che effetti. Vedremo se e in quanto tempo li vedremo, perché questa crisi in qualche modo ha silenziato un po' gli effetti naturali della Brexit. Allora sì, nel Regno Unito sono due cose. La cosa buona è che si sta accelerando molto sulla vaccinazione, sono oltre 1 milione di cittadini vaccinati. Il Regno Unito ha cominciato 2 settimane prima del resto del continente, come sappiamo. Dall'altra invece il Regno Unito ha già cominciato una terza ondata, cosa che qui in Italia non è ancora avvenuta, ma il Regno Unito ieri ha avuto 58.000 casi in un giorno solo, quindi il Regno Unito è cominciato ufficialmente una terza ondata e quindi questo sicuramente aumenta un po' le paure, anche perché sarà difficile che avvenga il Regno Unito senza che avvenga anche in Italia fra qualche giorno, qualche settimana. La cosa positiva è che loro sono molto avanti con le vaccinazioni e speriamo che il ritmo rimanga sostenuto in modo da arrivare appunto alla famosa immunità di gregge. Vuole dire qualcosa sul padre di Boris Johnson? Sì, Boris Johnson ha chiesto la cittadinanza francese, che dire, ci sono sempre questi grandi figure di governo, hanno sempre rapporti conflittuali con il loro genitore, sembra che sia il caso con Macron, anche il caso con Johnson. Johnson la dice lunga anche che tutta la sua famiglia sia europeista, di come lui in realtà ha cambiato opinione in via molto opportunista nel suo percorso politico per cercare appunto di massimizzare i consensi da questa parte, da quella parte, via via. Invece si vede che appunto la sua famiglia, il fratello, il padre sono di fede europeista o comunque vogliono mantenere un legame all'Europa, il che aumenta un po' il grado di amarezza verso un leader che in realtà, pur di stare al potere, è pronto a cambiare opinione appena possibile. Senta, che effetto ci sarà per il settore finanziario, che mi sembra sia quello che è rimasto sguarnito in un accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito?
Eh sì, esatto, questo è uno dei punti ancora che vanno risolti, ovvero quello dell'equivalenza dei servizi finanziari del Regno Unito in Europa, che costituisce quasi la metà delle esportazioni del Regno Unito verso il continente, sono dei servizi finanziari. Vediamo come andrà a risolvere, se andrà a risolvere è chiaro che secondo me non potranno arrivare ottenere le stesse garanzie che avevano prima con la piena adesione, molte licenze, soprattutto del mercato clearing del settlement, delle operazioni derivate, non potranno rimanere in Regno Unito, vanno a ritornare sul continente, non credo che sarà una soluzione comunque fatale o problematica, enormemente problematica. Sicuramente molte aziende, molte assicurazioni o banche del Regno Unito dovranno aprire o spostare più personale dal Regno Unito sul continente. Senta, un'ultima cosa, lei poco fa durante la seduta ha criticato il fatto che la seduta della Camera non è frequente, è iniziata con un ritardo di circa 15 minuti, non succede quasi mai, a maggior ragione in un giorno in cui non mi sembra ci fossero chissà quali provvedimenti, bisognava soltanto assegnare in commissione alcuni provvedimenti. No, io su questo sono molto rigido. Se noi chiediamo agli italiani di essere puntuali nelle scadenze fiscali, se abbiamo delle scadenze molto importanti quest'anno, come appunto la scrittura del recovery plan, le istituzioni devono dare l'esempio di essere puntuali, per me questo non è assolutamente negoziabile. Bene, la ringrazio, ringrazio l'onorevole Ungaro di Italia Viva, con il quale abbiamo parlato della possibile crisi di governo, della Brexit e della puntualità. Grazie.